sui cammini delle miniere per riaccendere la speranza sul futuro del parco geominerario. Questo è l'obiettivo con il quale l'associazione Pozzo Sella, in collaborazione con le associazioni Minatori e Memoria, Parco Geominerario, Verde Azzurro Pan di Zucchero, Agesci Gruppo Scout Iglesias 3, Proloco di Iglesias e la consulta delle associazioni del Consorzio del Parco Geominerario, hanno deciso di organizzare una serie di manifestazioni, convegni, escursioni, mostre, proiezioni, incontri con gli ex minatori, con gli studenti, denominate Un mese in tenda a Nebida per il Parco Geominerario. Il tema del turismo sostenibile nelle aree minerarie dismesse è stato il riferimento costante delle varie iniziative culturali per ricercare e proporre nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio minerario una nuova strada per la rinascita delle aree minerarie dismesse. Per questa ragione si è percorsa la strada del recupero e della fruizione dei vecchi cammini minerari per ripartire insieme dai sentieri dei nostri padri, per conservare la memoria, per riscoprire il territorio, per progettare il futuro. La consulta per le associazioni, fra le varie iniziative a favore del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, ha sempre privilegiato l'escursionismo a piedi negli itinerari che attraversano le aree del parco, non come semplice scoperta o valorizzazione di itinerari turistici, ma proprio come itinerari della memoria di questi luoghi, della memoria della storia naturale, ma anche degli uomini che hanno vissuto in questi territori. Tutte le altre iniziative che sono state promosse e sviluppate in queste ultime settimane appartengono a questo asse di sentieri che appunto tocca quest'area emblematica del Parco Geominerario Storico e Ambientale. Il lavoro che noi stiamo promuovendo come associazione della consulta non è soltanto una nostra iniziativa del personale, ma è un'iniziativa attraverso la quale appunto vogliamo anche coinvolgere i vari operatori, a partire dai minatori, ancora quelli vivi che conservano la memoria di questi itinerari, di questi percorsi che venivano effettuati per andare e tornare dal lavoro, fino a coinvolgere però anche i giovani che oggi intorno a questi itinerari possono e vogliono costruire delle opportunità di lavoro e di valorizzazione di questo territorio. Passeggiata della memoria è il titolo dell'escursione inaugurale tenutasi il 17 ottobre 2010 sul Sentiero dei Minatori, un cammino di quasi 5 chilometri che dal villaggio di Acquaresi arriva fino all'insenatura di Cala Domestica, lungo i sentieri dei minatori e le vie di trasporto dei minerali. Non una semplice passeggiata, ma un ritorno alle origini dell'uomo, in un abbraccio impenetrabile con la natura, per meglio comprendere e apprezzare il prestigioso patrimonio storico, ambientale e culturale del territorio. Dopo il lungo abbandono durato oltre 50 anni, il sentiero che percorrevano i vecchi minatori per raggiungere la miniera di Scalittas dai villaggi di Acquaresi e Montecani, ora è nuovamente percorribile agevolmente, grazie al lavoro di tanti volontari, ex minatori e appassionati, che per amore della loro terra hanno deciso di contribuire con gratuità al bene della loro comunità. Sono Silvestro Mucci, ho 69 anni, ho lavorato 30 anni in miniera e abbiamo collaborato come associazione Minatori e Memoria con l'associazione Pozzo Sella per rifare tutto questo sentiero di Guthrie Kardash. Una fitta pioggia d'autunno ha dato il benvenuto a oltre 300 partecipanti raggruppati nel piazzale della miniera di Acquaresi, quasi come un simbolico battesimo del rinato sentiero dei minatori.
Presto gli escursionisti lasciano il villaggio minerario di Acquaresi, dove, nonostante l'incuria e l'abbandono, resistono ancora la bella chiesetta dedicata a Sant'Antonio, la palazzina della direzione, l'ospedale e i ruderi di un borgo che ospitava oltre 2000 persone fino a 50 anni fa. Miniera piombo-zincifera, fra le più importanti dell'Iglesiente, fu scoperta nel 1870 e intestata 4 anni dopo alla società inglese Gonnesa Mining Ltd. Passò poi alla società Vielle Montagne, alla Sapez e all'Ammi, e infine alla SIM, fino alla sua fermata avvenuta alla fine degli anni 90. Un enorme patrimonio di storia e di cultura quello di Acquaresi, ma anche di grande valore immobiliare, per il quale è indispensabile un grande intervento di riempimento dei vuoti minerari per una certa e definitiva messa in sicurezza di tutta l'area. La sola che può consentire la valorizzazione del vecchio villaggio minerario attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva funzionale alla fruizione turistica del vicino tesoro, rappresentato dalla spiaggia e dell'insenatura di Cala Domestica. Intanto la pioggia, come d'incanto, cessa e i numerosi escursionisti possono intraprendere il cammino. Questo sentiero era percorso dai minatori che lavoravano nella miniera di Scalitas. Poi vedrete, la raggiungeremo, nella miniera di Scalitas, che c'è stata una lunga attività dalla metà dell'Ottocento fino agli anni 70, non sono mai state realizzate abitazioni, anche perché era nel fondo di questo canyon, quindi era impossibile pensare a realizzare abitazioni. Allora i minatori venivano dai villaggi più vicini, che erano Acquaresi e Montecani. Ora immaginate che questo sentiero veniva percorso in discesa all'inizio del turno e in salita, quindi superando un dislivello di circa 200 metri alla fine degli 8 turni di lavoro. E quindi una delle cose più emozionanti, infatti, la settimana scorsa, quando abbiamo percorso questa strada con 4 degli ultimi minatori che percorrevano questo sentiero, è stato quando uno ci ha detto: ecco, a questo punto del sentiero ci fermavamo per riposarci, e stavamo fermi anche un quarto d'ora, 20 minuti, a raccontare storie, barzellette e a inventare poesie. A mezzanotte, quando ci uscivo dal lavoro, se passavamo di questo canale qui, si arriva piano piano, per stanchi anche dal lavoro. Allora si arrivava qui e si sedavamo. Almeno un'oretta ci fermavamo qui. C'erano anche qui gli anzianetti un pochettino, che facevano anche le poesie, si cantava, capito? E allora io ero un ragazzino, dico la verità, ragazzino, 16 anni, perché sono entrato nel 51 al lavoro. E dai, ci divertivamo così. Poi qui era uno spettacolo, era di notte, usciva la luna, si vedeva tutto il posto bello. E così si tirava avanti. Uno, mi ricordo che Peppi Vin, mi ricordo che faceva i Chicchino e Virgilio Sgombradori di un'istruzione modernata. Poi minerale calamina buona, per minerale calamina bella. Sì, sì. E poi Chicchino e Virgilio Sgombradori di un'istruzione modernata, per minerale calamina buona. Chicchino, cosa figlio e silicona? A un desuno e silicone di continuo. Figlio e silicona, se Chicchino, la mica si salita. La salita è questa, la salita. E tu te lo immagini, dopo caricate 34 vagoncini da 500, poi a farti questa... Per la stanca E tutti i giorni, tutti i giorni. Se c'era qualche volta, invece di 34, qualche giorno, si caricava 27, 28, passavano 1 o 2 giorni, allora il capo servizio ci chiamava, cosa sta succedendo, perché? Perché ieri ne avete caricato 28, l'altro giorno ne avete caricato 27, se continuiamo così
si marca scarso rendimento. Bisogna dire anche la verità qui, perché non bisogna dire bugia, perché il dottor Pina ha lavorato con noi 30 anni. Si chiede che non si contò favos a noi. Questo non era ammazzando su contaste favos a me, pure quando traballaste. Ogni mese si cambiava i turni degli operai. Dalle volte mi toccavo con Cesare, dalle volte con Eugenio, con Dino. E continuo, ogni mese facevano così. Allora cosa succedeva? Che si saliva qui e si sedeva poco a poco e poi si riparteva. E c'era un sorvegliante che si chiamava Zio Nicolau Frau, questo sorvegliante. Lui aveva una paura tremenda del capo servizio, questo uomo. Si usciva 5 minuti prima per partire. E noi ragazzi, dai Zio Nicolau, dai che cominciamo a salire piano piano. E lui diceva, no. Come scocca la mezzanotte partiamo, quando eravamo turno di sera. E perché, Zio Nicolò? Perché il capo servizio è nella finestra che ci guarda quando passava, perché è vero che si passava proprio in piazza del capo servizio lì. Come scoccava la mezzanotte, lui, beh ragazzi, dai che cominciamo a salire. E qualcuno diceva, tanto ci sono senza stavolta, tanto ci sto arrivando a casa, per dire. Tutto intorno un etereo silenzio avvolge la comitiva. Solo il cinguettio dei passeri dopo la pioggia e i passi degli escursionisti rompono l'incanto di quel paesaggio sospeso nel tempo. Da una parte la vegetazione così vergine da indurre a pensare d'essere i primi esploratori, dall'altra antiche testimonianze di un passato civilizzato a rievocare l'imperitura storia di chi, giovane e in povertà, proprio in quel passaggio traeva il suo riscatto. Sono nato a Montecane, in Acquarisi, nel 1930. A 17 anni sono entrato a lavoro a Acquarisi e lavoravo nell'esterno, in officina. Però siccome in officina si guadagnava poco, e allora ho chiesto al capo servizio che volevo andare in galleria, in miniera, e mi hanno trasferito in miniera perché si guadagnava qualche cosa di più. Che qualche volta quando si passava di qui nell'inverno, scendeva il canale qui, bisogna tornare a girare e passare da Leonardo, un altro sentiero che c'era, e a passare nella galleria di passaggio, si diceva, e a Acquarisi, la lampada a carburo. Siccome quando era vento ti spendeva la candela, si metteva un parafiamma, si metteva o un pezzo di lamiera alla candela e si metteva la candela così e si andava piano, sempre a fare luce su mori. C'erano 7-8 donne che lavoravano. I fagoni scaricavano alle griglie e poi loro cernivano. Le prendevano le pietre, le buttavano a parte, la calamina, e lasciavano sempre i materiali fino. Signalava su Duvernau, si chiamava, come materiale calaminare. Ho 74 anni, ho lavorato tanti anni nella miniera dell'azienda di Acquarisi, ero cenitrice nelle griglie, eravamo 6 ragazze che lavoravamo con 2 uomini che scaricavano il materiale. Certo non è il lavoro di oggi, che era un po' più pesante di oggi. Ci avevamo una zappa che aveva il manico di 3 metri e noi guardavamo il materiale, il velo lo mettevamo sotto per caricare gli operai e l'altro lo buttavamo. Poi caricavano tutte le altre cose, eravamo in 3 donne una parte e 3 donne all'altra. Avevamo la maschera, gli occhiali, col cotone con la fazzoletta in bocca, perché non ci avevamo l'una con l'altra, quella della polvere e del minerale. Era faticoso, però si caricavano anche i materiali con il paiolo e la zappa, e caricavamo anche i vagoni trasportati dagli operai. Era un po' pesante, però diremmo, eravamo contenti lo stesso perché c'era il pane di poter tagliare magari poco. Facevamo 8 ore, erano 12. Poi mi svoltavamo e andavamo a casa. Passavamo lì al canale
Io rientrando, mio marito andando al lavoro. Ci incontravamo nel canale. Nel canale, nel sentiero dei minatori. Perché lui era, anche lui era in galleria prima, e quindi ci incontravamo così. Sì. Poi ero stata licenziata. L'ultima che era andato via ero io di miniero, perché non mi potevano licenziare. Quindi poi mi hanno fatto la trappola per trasferirmi, non sono potuta andare. E come mai non è andata a lavorare? Perché a Verde era geloso. Ah sì, e quindi, quindi non sono andato per quello. Erano tempi diversi anche. I tempi di oggi. Oggi no, seppure ce ne sono 4-5 non fa niente. Gli escursionisti proseguono il cammino attraverso uno stretto e sinuoso passaggio in mezzo a una piacevole alchimia di profumi mediterranei e sfumature di verde armoniosamente combinate fra loro. Primeggiano piante di lecci e maestosi esemplari di ginepro, lentischio, olivastri e rosmarino. La fatica di calarsi dall'angusto tratto è però ampiamente premiata dalla vista che quest'angolo di terra regala. Sorprende per maestosità il canyon di Gutturu Kardaju, scavato dal rio Kardaju. La suggestiva gola, con le sue ripide pareti e le sue rocce carbonatiche, regala autentici momenti di piacere e una sensazione di estrema piccolezza all'interno di quei possenti muri naturali. Meta ambita dagli appassionati di arrampicata sulle maestose pareti calcaree. Giorgio Capai, sono nato a Nebida nel 1943. A 19 anni neanche sono entrato in miniera, sono entrato qui a Scalitasa. La prima giornata l'ho fatta con Simone Eugenio, lui era operaio qualificato, io ero manovale di quinta categoria, perché si entravi come manovale di quinta categoria, poi piano piano facevi carriera, diventavi manovale di terza, manovale di seconda, operaio qualificato, operaio specializzato e così. E la prima giornata l'ho fatta con lui e mi piaceva perché era un lavoro, secondo me era bello. Sono andato in pensione nel 90, sono andato in pensione. E la paga quando sono entrato io era su per giù, come ha detto Eugenio. Però cosa è? L'azienda aveva fatto gli spacci aziendali, perché l'azienda le ha studiate tutte. Lì si prendeva tutto, l'operaio lì prendeva solo le sigarette, non c'era, però prendeva tutto. A fine mese, quando facevano la paga, secondo la famiglia che restava in residio, soldi non ce n'erano. Un ampio sterrato conduce presto i 300 alla miniera di Scalitas, incastonata all'imbocco occidentale della gola del Gutturu Kardaju. La località, di notevole pregio naturalistico, specie per l'antichità geologica delle sue rocce, possiede in realtà un inestimabile valore per l'ingegneria mineraria. Da Scalitas partiva infatti la prima ferrovia elettrica della storia delle miniere sarde, un tracciato di quasi 4 chilometri che, giungendo fino a Cala Domestica, consentiva il trasporto di blenda, galena e calamina calcinata nei forni che ancora si incontrano ben conservati alla partenza della ferrovia. Mi chiamo Cesare Amelis, ho 76 anni, sono entrato a lavoro a 16 anni, nel 50. La prima giornata l'ho fatta, ma il caposervizio mi ha mandato a Gruga a riprendere il vino. Poi sono rientrato, erano quasi le 11 e mi ha messo a lavorare fino alle 4 con le donne. La prima giornata che ho fatto, che mi ricordo. Poi ho continuato lavorando con le donne, poi ho
sono stato sgabbiatore al piano inclinato, che si sgabbiava da meno di 90, 100, 110 vagoni. Era come se avevi, per mangiare avevi come l'asinello là, il zainetto sul collo e camminavi perché non facevi tempo, nemmeno a sederti. Poi vengo a continuare sempre a Scalizza, a Sarganista, e una volta su Zavolo e Merì, che mangiavo anche da ballava, a cambiare guida. E ci via questo dottor Pinnavuru, ha sito su un'altra vista esperienza di come si cambia la guida, e ha sito un pizza sagabbia, e devo calare a barrao in cui ha intrasso di subuzzo un pizza sagabbia, via se che non ha cambiato la guida. Prima che l'hanno di acquarresi, ha in cui ha il forno, e dopo io anche c'è l'hanno di domestica, c'è dopo i silo su cara domestica, perché sta passata il pizzo dei domus, passai a entrare lo via su monte, passando i fagoni scarriando a terra. Poi in cui cara domestica, commenti manti contro me, donno da poco noto, in cui carriando a goffa se che tanta pizzo dessa barca, e dessa barca vuol tanta carlo forno. Poi si fosse un denato in bogare, poi canta a Quarese, di a Quarese sta di altra, e qui ci viene un crinato a Montecai, da Montecai a Masua, che l'hanno subito a Montecai, a Masua dove è stato viene un crinato che era basso, e portare il foro da Masua a Salaveria che doveva antivato. Scoperta nel 1866, la miniera di Scalitas viene affidata 3 anni dopo alla società belga Vieille Montagne, che dette l'avvio all'attività estrattiva per minerali di piombo e zinco, protrattasi con alterne vicende fino alla metà degli anni 70. Ora, l'esterno della miniera è segnato dalla presenza di discariche, imbocchi delle gallerie ancora intatti, un maestoso piano inclinato per la discesa verso la ferrovia dei minerali provenienti dalla miniera di Acqueresi, e poco più avanti antichi forni di calcinazione. Pozzo Garibaldi, Galleria Garibaldi, Fili Garibaldi, Fili Cavour, Fili Mazzini, come si legge nelle vecchie carte, sono i nomi emblematici attribuiti alle strutture e ai giacimenti minerari che testimoniano, anche in questa miniera, lo stretto legame tra le attività estrattive e gli uomini che in quegli anni furono i protagonisti dell'Unità d'Italia. Ma l'impresa più importante che si sviluppò nei primi anni 70 a partire dal ribasso Scalitas fu quella di proseguire lo scavo della stessa galleria fino a giungere, dopo un percorso di quasi 4 chilometri, sotto il villaggio di Acquaresi, da dove siamo partiti. Con tale opera fu possibile completare con successo l'esplorazione del grande giacimento di Marx, il cui intensivo sfruttamento, avviato nella seconda metà degli anni 70, dette nuovo impulso e vitalità al settore metallifero della Sardegna. A partire da questa galleria venne realizzato con metodi tradizionali da un valido minatore ancora in servizio l'ultimo grande cunicolo verticale, chiamato fornello in gergo minerario, che consentì, dopo 100 metri di scavo, di collegare il ribasso Scalitas alla struttura della miniera di Acquaresi. La grande comunicazione di Scalitas con Acquaresi, il giacimento Marx, è avvenuta con lo scavo di un fornello dell'altezza di 106 metri. Ho iniziato questo fornello e man mano poi siamo andati su. Intanto bisogna chiarire una cosa, che se uno pensa alla pericolosità non farà il fornellista. Lo scavo nel fornello avviene facendo un ponte di base per poi salire sopra e fare la volata. Noi in quel fornello lì veniva fatta la famosa canadese, che aveva un foro da 25 e tutte le mine poi dovevano scaricare lì e se ne facevano tante, in modo che il materiale venisse pezzato a piccolo in modo da non rompere, ma molte volte, anche se era così, non,
tagliava i ponti e scale e tutto, allora si ricominciava da capo. Per la finitura della volata, una volta che aveva finito la volata, allora la si caricava con l'esplosivo e poi si collegavano tutte le mine. Quando era elettricamente, però prima di questo evento che lo si faceva anche a miccia, io ricordo che chi mi aveva insegnato a fare questi lavori lo faceva a miccia, che è molto molto più pericoloso. Si è partito, si è andato sino a che cosa? Sino ad arrivare ai 106 metri, che era l'altezza della comunicazione con Aquarius. Questo è stato. Quando siamo arrivati c'è stato molto entusiasmo, parte mia perché aveva fatto un lavoro, forse l'ultimo che esista in miniera, un lavoro così. E anche i dirigenti, tutti compresi, mi hanno elogiato e mi hanno voluto anche bene. Ecco, tutto questo devo riconoscerlo perché è la verità. Il serpentone di escursionisti avanza lungo la passeggiata della memoria, guidata dai capofila dell'organizzazione e da una sentieristica abilmente posizionata lungo il cammino. Attorno a loro una cornice di arbusti e cespugli, colora di verde e profuma di fresco il tragitto che lambisce il tracciato dell'antica ferrovia fino all'incrocio con la strada provinciale 83, da dove l'antica ferrovia punta verso il mare, dopo aver lambito un altro antico forno per la calcinazione dei minerali. Altra straordinaria testimonianza di archeologia industriale. È proprio da questo incrocio che dovrebbe partire il progettato recupero della vecchia ferrovia, di cui oggi non esistono più binari né traversine, ma che può contare ancora su uno stabile tracciato sostenuto a tratti da solidi e caratteristici ponti in pietra a faccia vista, che arricchiscono il percorso della futura ferrovia, che condurrà i turisti verso l'incantevole insenatura di Cala Domestica, dopo aver abbandonato auto e camper in sicuri parcheggi lontani dalle dune, che riprenderanno a vivere e a modellarsi secondo i ritmi del loro straordinario dinamismo naturale. Mentre si incrocia l'arrivo dell'altro grande sentiero del parco geominerario denominato Miniere nel Blu, gli animi dei partecipanti vengono dominati da una sinfonia di percezioni sensoriali magistralmente accordate fra loro, dove i colori delle rocce e del mare, il profumo di salsedine e lo scorrere irruento delle onde s'aggrovigliano e impetuosamente si rilasciano nel punto più affascinante della passeggiata, capolinea al tempo stesso dell'intero sentiero dei minatori. È tra le spiagge più preziose dell'intera costa occidentale sarda, una perla di sabbia bianca e finissima, gelosamente custodita in una magnifica insenatura tra le falesie calcaree e un mare verde smeraldo trasparente e luccicante. È la fulgida Cala Domestica, incastonata fra due promontori densi di macchia mediterranea e sovrastata da alte dune di sabbia, a ridosso delle quali antiche rovine di magazzini minerari testimoniano il passaggio dell'uomo anche in quel luogo ameno. Al pontile di Cala Domestica pervenivano tutti i minerali provenienti dalle miniere di Scalittas e di Acquarresi, attraverso il cammino tracciato della vecchia ferrovia appena percorso dagli escursionisti, che dopo un breve deposito nei magazzini venivano poi imbarcati alla volta di Carloforte. Per l'incomparabile bellezza del luogo e l'ambizioso disegno di abbracciare mare, monti e miniere in un sol gesto, è stato progettato dal Consorzio del Parco Geominerario il recupero e la valorizzazione degli antichi magazzini, per dare vita ad una straordinaria struttura ricettiva capace di riportare vita e lavoro
in questo angolo straordinario della nostra terra. A dominare incontrastata sul candido litorale, infine, ecco la torre di Cala Domestica, di epoca sabauda, ed emblema del sistema difensivo costiero della nostra isola. Anche questa struttura che il tempo e l'incuria rischiano di distruggere rappresenta un patrimonio di inestimabile valore che il previsto e auspicato recupero a fini culturali da parte della Conservatoria Regionale delle Coste potrebbe aggiungere alla già grande offerta turistica di questo incantevole angolo del Parco Geominerario. Così come potrebbe concorrere allo stesso disegno di valorizzazione il recupero dei ruderi della vicina miniera dismessa di Canal Grande, che potrebbero, assieme al vecchio Caprile, rinascere a nuova vita per accogliere e ristorare gli escursionisti del sentiero Miniere nel Blu, che in gran numero affrontano il suo percorso alla scoperta di un'antica terra che fu la prima isola del continente europeo. Quell'antica terra dove hanno trovato luce i primi esseri viventi del nostro pianeta, i trilobiti, ai quali hanno dato un nome valorosi scienziati, come il professor Franco Rasetti, che hanno dedicato tanto tempo a studiare le antiche rocce di Canal Grande, dove l'immensità e la bellezza della natura si perde negli sconfinati orizzonti del nostro mare.